Curiosando tra gli eventi della Civil Week ci siamo ritrovate in un evento particolare all'interno della Casa delle Associazioni in zona Moscova. Infatti siamo alla mostra Dal Tunnel di Roberta Stifano, che appunto abbiamo il piacere di avere qui con noi. E questa mostra, questo evento è particolare perché parla di violenza psicologica. Molto spesso sentiamo parlare di violenza sulle donne, ma dal lato fisico. Invece trascuriamo molto spesso l'aspetto psicologico che si ha in queste relazioni, che appunto ci si ritrova all'interno di queste relazioni. La maggior parte delle volte che succedono violenze fisiche partono sempre da violenze psicologiche. Quindi infatti io ci tengo molto a portare in giro questa mostra, proprio perché tratta uno scalino prima di arrivare a quello che è la violenza fisica, perché ogni violenza fisica arriva da una violenza psicologica. Che poi non lo abbiamo ancora detto, ma appunto questa mostra è i quadri rappresentano la tua storia, quindi il tuo percorso in questa... Sì. È un'elaborazione fatta dopo una relazione dove appunto è scattata questa violenza. Ho riconosciuto dopo, facendo un'elaborazione con uno psicologo, che era una violenza psicologica, quindi vittima di violenza psicologica. Lavorando attraverso l'arte, io non mi ero resa conto lì per lì che stavo raccontando anche attraverso i quadri quello che era la mia vita, il mio sentire, i risvolti, perché inizialmente i quadri sono belli, poi è limite. Poi pian piano invece prendono delle forme, dei colori diversi che appunto stanno a significare che qualcosa è cambiato nel mio sentire. Ti va di raccontarci qualche aspetto di questa vicenda, della tua storia? Ma sì, se mi rifaccio un po' alle figure che abbiamo intorno, diciamo che all'inizio Mi inchino al tuo amore era proprio un gesto d'amore nei riguardi di questa persona che avevo conosciuto e che appunto mi aveva catturata, no? Perché aveva dei modi di fare molto accattivanti, molto belli, parlava in un modo molto sentimentale. Ma infatti queste persone che in genere fanno violenza psicologica hanno questo modo di operare, cioè all'inizio sono sempre molto gentili, ben disposti, poi ogni tanto però qua e là buttano delle frasi che creano delle incertezze. Quindi tu in questa altalena, no, di emozioni incominci a soffrire. Si dice, perché poi sempre dallo studio che ho fatto, ma in questo progetto in realtà c'è anche una figura di un esperto in violenze psicologiche che mi aiuta un po' a supportarmi, no, in questo percorso, perché non è facile per me che ho subito violenza parlare di questo, no? A volte ne soffro, soprattutto quando mi vengono a raccontare dall'esterno alcune storie, quindi preferisco avere accanto a me queste due persone che sono nel progetto, che sono Milo Segantin, che è l'esperto in violenze psicologiche, e l'avvocato Gazzè del CADOM, che mi aiuta invece per quanto riguarda l'aspetto legale di come affrontare questa cosa. Ma tornando un passo indietro, questa persona era veramente molto, molto gentile, molto accattivante all'inizio. Ogni tanto giocava sulle mie incertezze, perché essendo io una persona empatica, comunque lui aveva trovato il modo di arrivare a me toccando le mie corde, no? Quelle più sensibili, e allo stesso tempo toccando le mie insicurezze, no? Quindi non so, magari non mi apprezzavo tanto fisicamente, quindi magari poteva fare, non so, un apprezzamento sul il fatto che io fossi troppo magra oppure fossi ingrassata un pochettino. Spesso mi faceva delle battute sul fatto che fossi soltanto una diplomata, non una laureata, quindi mi faceva sentire insicura da questo punto di vista. Non conosco bene le lingue, quindi vabbè, sì, sei solo una diplomata, quindi le lingue non le conosci. Insomma, tutte queste cose che a volte nella mia persona, magari anche un po' insicura, non facevano altro che aumentare le insicurezze. Questo per quanto riguarda, diciamo, un aspetto un po' più marginale. Che poi chiaramente... Esatto. Ovviamente poi tutte queste cose erano bilanciate invece da altre affermazioni che ti facevano credere, sì, tutto il contrario. O anche gesti. Ci sposeremo a piedi nudi su un ponte di una nave in Thailandia, quindi tu ti vedi questo sogno d'amore. Oppure, non so, tornare a casa e trovare una camera completamente arredata per essere il tuo studio artistico. Quindi tu dici, caspita, mi ama così tanto che mi ha creato uno studio solo per me.
e poi magari tornare un altro giorno e trovare i muri della camera tutti tappezzati, perché tu non sei una pittrice ma sei una che imbratta i muri. Quindi voglio dire, da una parte mi lodava, dall'altra mi distruggeva, e questo alto e basso mi faceva tanto male, mi faceva soffrire. Come ti sei accorta di essere vittima di violenza psicologica? Allora mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava, perché ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Di notte spesso mi svegliavo, soffrivo tanto di mal di testa e poi avevo spesso problemi di cistite, quindi il mio corpo gridava aiuto in tutti i modi. Io lì per lì pensavo che fosse solo un problema mio, cioè vado verso una certa età, sto cambiando, a parte gli scherzi, però pensavo che fosse un problema così. Invece man mano mi sono accorta che mi stavo chiudendo, anche le mie posizioni, anche verso il prossimo mi stavo chiudendo, perché mi sentivo molto insicura, molto incerta. E poi sono arrivati gli attacchi di panico, quelli sono stati proprio il campanello d'allarme. Sono stata fortunata perché in quel periodo stavo facendo un corso di yoga, sia l'insegnante di yoga che uno psicologo che faceva dei laboratori particolari, a cui mi sono rivolta per chiedere un po' come fare, no? E lo psicologo mi ha detto: guarda, preferirei vederti in terapia per capire che cosa sta accadendo. E quindi sono andata in terapia, ho cominciato a raccontare tutto quello che mi stava accadendo, soprattutto delle storie un po' pesanti che mi erano accadute con questa persona, e lui mi ha detto: sei vittima di un narcisista patologico. Quindi ho scoperto che c'era una violenza psicologica forte in atto. La cosa molto difficile quando si viene a scoprire questo è prenderne coscienza e poi mettere una giusta distanza con l'opera che qui non c'è ma che ho creato, cioè tra la sofferenza e quella che è la possibilità di poter rinascere e a nuova vita cercare di reagire. Prima ci parlavi che molte ragazze, cioè ci dicevi che molte ragazze vengono a vedere la mostra e piano piano verso la fine vengono da te a confidarsi, o che riesci addirittura a riconoscerle appena entrano nella stanza. Purtroppo abbiamo notato questa cosa, dico abbiamo notato perché è una cosa che abbiamo notato io, l'esperto in violenza psicologica e l'avvocato. Spesso facciamo questo, fatemi passare il termine, giochino. Secondo te quale di queste? Perché noi facciamo una conferenza prima di far vedere i miei lavori, che i lavori poi raccontano questa storia, quindi ora passando tra i lavori e dicendo qual è il motivo perché l'ho fatto, succede che spesso qualcheduna poi ci sono degli scritti sotto ogni quadro, quindi è anche più facile poterli riconoscere, succede che spesso poi magari qualcuna ci si riconosca. Però la cosa strana che mi sono resa conto che succede sempre più spesso a me è che nella sala, quando faccio le conferenze, quando vedo entrare le persone, le vedo sedere, dagli occhi ma soprattutto dalla postura e, come ti dicevo prima, a volte dal colorito della pelle, dalla squamatura della pelle, ci sono alcuni particolari che mi fanno pensare che quella persona abbia bisogno di qualcosa. Poi invece, mentre facciamo questo percorso, perché noi facciamo questa presentazione, parla lo psicologo, parla l'avvocato, parlo io, a un certo punto c'è un intermezzo musicale perché un amico, Luigi Fossato, ha scritto delle musiche per me per questa mostra, e entra in scena una ballerina che balla su queste note musicali. Quando c'è un attimo di pausa, quindi siamo tutti più o meno all'interno di questa performance, Si avvicinano queste persone, magari con una scusa, però poi piano piano scopro che hanno bisogno di qualcosa. Come la gestisci questa cosa? E allora lì per lì ci stavo veramente molto male, perché era un po' come entrare in un'altra storia e viverla. E quindi la gestisco in questo modo, rimando tutto all'esperto in violenze psicologiche e all'avvocato, perché non posso farmi carico di altre sofferenze. Ok, la prima volta che partecipi ad un evento come la Civil Week, non ti chiederò se per te è importante, perché ovviamente abbiamo capito l'importanza di questo e di partecipare alla Civil Week, ma è la prima volta?
In che genere? Di partecipare all'evento della Civil Week. Sì, come associazione di questo genere sì, però ho fatto altri eventi per altre associazioni, tipo vabbè, Metromondo, sì, ho fatto altre cose sicuramente. Per questa associazione sì. Grazie, io ti ringrazio davvero perché sei una donna fortissima e ci vuole veramente tanto coraggio per uscire da situazioni come queste. Sì. E quindi ti ringrazio. Vorrei solo dire una cosa, se posso dirla, cioè a tutte le persone che sono in difficoltà di non mollare mai, di credere tanto in loro stesse. E la libertà è una grande cosa, la libertà proprio liberarsi da ogni peso. Secondo me, quando si è uomini o donne libere, siamo padroni di noi stessi e del mondo anche. Quindi non farsi intrappolare o ingabbiare da nessuna situazione. Grazie Roberta, di cuore, davvero, grazie mille. Ciao. Noi ci vediamo al prossimo evento.